Voglio farvi notare che sebbene i fatti sono ben diversi dalla nostra circostanza, dai nostri problemi, dalla nostra situazione anche tragica che stiamo vivendo per causa di questa pandemia, per questa situazione tragica, lo stato d'animo, ho detto, è uguale, non cambia. C'è tanta gente che è impaurita ugualmente, c'è tanta gente che è disperata, c'è tanta gente che come il carceriere di Filippi non sa cosa fare. C'è gente che sta tremando. Ora, tutto questo ci deve fare riflettere a noi Chiesa, ma perché no? Possiamo fare qualcosa anche per tutti coloro che tremano. Tutto parte anche per il carceriere di Filippi, per un evento naturale. Ho detto permesso dal Signore, un terremoto. Tutto parte dal terremoto. Dall'evento naturale che arriva a mettere paura in alcuni casi, ma che lì scuote, dice qui, la prigione, tutte le porte si aprirono, le catene di tutti si spezzarono, e tutto questo vediamo un lato positivo. Poi c'è il lato negativo, il carceriere si sveglia ed è impaurito, è tremante, è disperato. Non sa cosa fare, vuole uccidersi. E a volte, lasciatemi dire, questa mattina ci sono eventi naturali e non anche, come il caso che stiamo vivendo, che servono a forse a risvegliare pure la coscienza, a risvegliare la coscienza di quanti in questi giorni erano forse assopiti dalla vita, erano addormentati nel loro tam tam della vita, addormentati anche nella condizione brutta, peccaminosa del cuore. E a volte ci sono eventi che riescono a risvegliare la coscienza, a risvegliare qualcosa, come è stato per il carceriere di Filippi, come ahimè sta succedendo oggi. Gente che si sta risvegliando e sta prendendo coscienza che la vita è breve e che tutto può sprofondare da un momento all'altro. Forse dobbiamo riflettere che la vera sicurezza è solo e unicamente il Signore. Sono coloro che fino a quando le cose vanno bene non si chiedono mai cosa devono fare per essere salvati, come il carceriere di Filippi. Anzi, forse dormono, come ho detto prima, nella perdizione, non pensando alla loro vita eterna, alla loro anima. Un po' detto come il carceriere di Filippi, guardava i messaggeri del Vangelo, li guardava da lontano, anzi a distanza, li aveva anche chiusi in quella cella, e chiudendo quei servitori aveva chiuso il Vangelo stesso e la parola di Dio. E forse il carceriere di Filippi all'inizio aveva pure lui ascoltato un po' da lontano, ma sicuramente non gli interessava il Vangelo, anzi lo chiudono come tanti altri, lo incatenano il Vangelo come il carceriere di Filippi. Forse sono lontani, tante persone sono lontani dal Vangelo, dalla buona notizia, da Cristo, da Dio, come il carceriere di Filippi. Ma l'Evangelo non si può incatenare, l'Evangelo non può essere chiuso, perché il Vangelo è la risposta a tutti i mali, soprattutto in questo momento, in questo periodo. E in questi ultimi anni abbiamo visto come tante persone hanno rigettato il Signore, si sono allontanati, sono andati contro natura, contro Dio, hanno rigettato la parola di Dio, hanno chiuso il loro cuore alla presenza di Dio, alla parola di Dio. Sono stati come questa città di Filippi che insorse contro Paolo e Sila, e tante anime sono state in queste condizioni. Ma oggi ci sono tante cose che vanno di nuovo al contrario di quello che stavano facendo, anime che forse si stanno chiedendo: ma cosa dobbiamo fare per essere salvati? Anime disperate, un terremoto permesso da Dio, finalmente la coscienza di tante persone si sta un po' risvegliando, e questa mattina possa il Signore dare una risposta a tutti questi.